Buongiorno a tutti, abbiamo ospite Marco Introini, che è il fotografo professionista, però che fa dei libri anche della fotografia un po' particolare, cioè proprio dell'architettura, cioè una specie di diciamo basilico numero due. No. Allora, senti un po'. Come nasci come fotografo? Allora, nasco come fotografo probabilmente grazie a Gabriele. Ah, Madonna! Sì, perché l'ho conosciuta da bambino, che avevo 14 anni, e della fotografia però non mi interessava assolutamente nulla. Sì. Però mi era piaciuta molto come persona, era un entusiasta del suo lavoro, appassionatissimo, e probabilmente ha trasmesso questa passione. Io ho studiato architettura e appassionato di disegno, poi piano piano mi sono trasformato in fotografo. Tu sei architetto? Sì. Ok. Sì, ho lavorato in progettazione, iscritto anche all'ordine degli architetti, ho fatto per qualche anno l'architetto, dopodiché non avendo più tempo né per l'uno né per l'altro ho deciso di seguire una passione che poi ne univa due, la fotografia e l'architettura, per cui fortunatissimo. Certo, per quello. Certo. Ma non so, economicamente era meglio fare architetto o fotografo, questo non lo so, non indaghiamo, quantomeno però quello che sappiamo è che tu sei felice di aver fatto, aver scelto questa strada. Quindi 14 anni... Cioè, ti sei innamorato di, diciamo, come persona di Basilico, sì, Gabriele? Sì. Però io l'ho conosciuto anche in una situazione particolare, perché mio papà, che è architetto, si era fatto fotografare diverse opere da Gabriele, quindi l'ho vissuto anche, tra l'altro, al di fuori, perché veniva molto spesso a pranzo a casa, per cui c'è stato un rapporto di amicizia con la mia famiglia e sì. È stata anche... Ma sicuramente poi, essendo anche amico di famiglia, e poi sicuramente che tu come professione e che hai fatto anche architetto, conosci molto bene, apprezzi anche profondamente il lavoro, probabilmente sì, questo quello che è cambiato, beh sì, comunque era un grande personaggio, grande personaggio, poi quando cominciava a parlare del suo proprio lavoro, non finiva più di raccontare, cioè con grande entusiasmo, e che probabilmente quella parte di grande entusiasmo l'hai proprio ricevuto. Sì, probabilmente sì, è stato un imprinting notevole. Sì. Allora, la tua prima macchina fotografica qual era? Cioè, primissime macchine fotografiche che hai voluto fotografare? Era una Nikkor Mat EL. Ah, ma dai! Sì, che aveva preso mio papà e io li usavo sempre. Sì. E quella è stata la mia prima macchina, poi sono passato... Scusa, risale a... Risaliamo agli anni, fino agli 80. Fino agli anni 80? Fino agli 80. Ma scusa, cioè tu quanti anni hai? Cioè con la mascherina non si vede. 1968. Ah, ok. Fino agli anni 80 e poi... Da lì sono passato a una Nikon 801S, sì. Quindi un salto epocale rispetto certo. A me. Certo. E sognando la Nikon F4, certo. Mi sono riuscito a prendere usata quando mi sono laureato, raccogliendo tutti i soldi dei vari regali dei parenti. Sì, che costava comunque uno spropodito. Usata costava tantissimo. Sì. E poi sono passato alla Silvestri, quindi medio formato, e poi sei passato anche grande formato, immagino. No, ho sempre fatto in 6.9, 6.7, 6.9 e poi nel 2011 sono passato alle dosi digitali con l'Alpa e dosi con un breve passaggio tra l'analogico e il digitale con la Canon 5D e gli obiettivi decentrabili, però è un altro modo di lavorare, proprio di approcciarsi alla macchina che non mi piaceva. Sì. E allora sono tornato a un sistema più
più tradizionale. Infatti io l'Alfa la uso ancora con lo schermo in vetro, preparo l'inquadratura ribaltata e poi metto il dorso. Certo, certo. Proprio tradizionalista. Ma per te allora, fotografare architettura cosa vuol dire? Cioè che cosa vai a fotografare? Che cosa ti affascina a fotografare architettura? Allora, calcola che io arrivo dal disegno d'architettura, per cui tutto il poter disegnare uno spazio architettonico in prospettiva o scenografie così mi è sempre piaciuto, per cui il passaggio è stato abbastanza naturale, usare la macchina fotografica quasi come disegno. Anche alcune volte prima disegno e poi vado a fotografare gli spazi, okay. Per cui c'è sempre questa strana commistione, sono quasi dei vasi comunicanti. Ma non ti crea un conflitto con l'architetto che è disegnato questo palazzo, no? Cioè, conflitto nel senso, io avrei fatto meglio, non so come dire. No, non me lo pongo più, assolutamente. No, quello lì, cioè, allora il mio gusto, sì, ormai ho lasciato, diciamo. Accetti, cioè, fatto quello che è stato fatto è fatto, esatto, quindi sì. Anzi, sì. Devo dire che gli errori, i passaggi del tempo, per cui anche quando gli edifici iniziano a invecchiare, gli edifici nuovi iniziano a invecchiare, mi piace sempre. Se fossi un architetto, probabilmente no. Però da fotografo, riuscire anche a raccontare il tempo sugli edifici è affascinante. Certo, è veramente affascinante. Certo. Invece hai fatto anche il paesaggio. Sì, ho fatto paesaggio, tra l'altro uno dei primi, anzi forse il primo lavoro è stato sull'Argine del Po, per cui molto natura, sì. E che è quello che mi ha dato una grande fortuna e visibilità, e da lì sono iniziato a entrare alla fine degli anni 90, 2000, ho iniziato a entrare nel mondo della fotografia e da lì piano piano veramente ho iniziato a lavorare. Certo. Per cui sì, adesso per esempio sto facendo un lavoro solo di natura sui boschi. E proprio per, dopo tantissima architettura degli ultimi anni, ho deciso di invece dedicarmi per un mio lavoro, per una mia ricerca, solo alla natura sui boschi. Cioè, godi la natura, e cioè fotografi e che godi e guadagni pure anche, no? Cioè, guadagno per ora un progetto che ho nel cassetto, perché non lo so. Però riesco, sono riuscito a unire un po' di cose, un po' di. Un po' come me, è che a me piace macchina fotografica, giocare dalla mattina a sera, cioè con la macchina fotografica, cioè parlo con tutti appassionati di macchina fotografica, eppure anche guadagno pure, no? Cioè, è una fortuna micidiale, spacciata fortuna che ho. Bene, quindi il futuro tuo, come vedi? Cioè, dove vuoi portare, cioè, tutta, cioè, proprio il tuo cammino, no? Cioè, verso il futuro, perché il mondo di fotografia sta diventando sempre, diciamo, più non facile, cioè, perché tanti fotografano, però questi tanti non sanno fotografia cosa è. Ma il futuro è, la mia strada sta abbandonando sempre di più l'architettura pura, quella per le riviste, la fotografia dell'architettura pura per le riviste, verso invece l'architettura più urbana. Ah. Per cui diciamo sto prendendo questo però c'è, cioè, quello che ti dava da mangiare, no? Questo qui sì, però adesso siamo lì, per cui devo dire che anche i miei lavori di ricerca funzionano, per cui... Non tutti riescono nemmeno, cioè, no, a trovare una posizione giusta e prospettiva giusta. Beh, quello... e anche, cioè, proprio... No, sì, quello è verissimo, vuole... che non ci sia una cultura dell'immagine, sì, dell'architettura... E composizione quello, della composizione, quello sì. Poi io non credo che il mercato della fotografia sia così stupido da non capire, cioè, certo, ci sono dei momenti come c'è stato nel primo momento del digitale, tutti sapevano fotografare, adesso tutti sanno fotografare col telefonino, è molto più facile, sì, ti dà dei problemi di dialogo, che poi magari ne parliamo, però poi c'è sempre una selezione. Certo, perché anche le fotografie... Cioè, parliamo di grande Gabriele Basilico, cioè, io immagino
come abbia fatto trovare il momento, la luce, giusta composizione, cioè prospettiva, posizione di ripresa, cioè, e lui è un mago, cioè è impressionante. E gente non riesce a capire la difficoltà, la qualità che ha avuto Basilico. Cioè, non certo. Tutti possono capire la sua vera qualità, cioè, secondo me. Sì, sì. Cioè, questo è il problema. E quindi, una parte è un fotografo che offre una grandissima qualità, ma l'altra parte, se viene questa, diciamo, il livello di cultura, se scende, non riesce ad apprezzare correttamente sì. Il ciò che è stato fatto. Sì, sì, quello senz'altro, però non lo vedo un grande problema. Okay. Diciamo, il problema maggiore è far capire alle persone cosa c'è dietro certo. Uno scatto, ma dietro una sequenza. Che poi è quello che mi interessa di più. Quando vedo un lavoro fotografico, a me interessa proprio il processo che hanno ingaggiato. Poi sì. Magari la fotografia la guardo anche meno, la singola fotografia, però sì. Come sono arrivato a quel risultato lì è la cosa che mi affascina sempre di più. Fantastico. Allora, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie a te, di grazie questa a voi. Piccola chiacchierata. E è stato un grande piacere anche conoscerti e di aver fatto anche, cioè, proprio piccola chiacchierata. Grazie mille, grazie. A presto.